Sicuramente ancora presto per parlare di normalità, ma questa mattina a Loreto si respirava un'atmosfera decisamente diversa per il primo giorno di mercato all'aperto. Un piccolo segnale di ottimismo e di speranza dopo mesi davvero complicati. Questo messaggio di apertura è un messaggio che noi dobbiamo cogliere positivamente, ma l'obiettivo vero che come amministrazione, come sindaco ci stiamo dando è quello di, da qui a pochi giorni, vedere una città come la nostra riprendere vigore, avere la possibilità di avere altri e tantissimi turisti e pellegrini come lo erano fino a prima del 2020, cioè fino al 2019. Noi avevamo 1,5 milioni di arrivi nella città di Loreto. L'amministrazione comunale per il ritorno del mercato ha previsto anche imponenti misure di sicurezza per garantire il rispetto delle normative anticontagio. Abbiamo intanto garantito la presenza costante del nostro corpo di vigili urbani, perché chiaramente vogliamo che questa riapertura, nel rispetto delle norme, dando la possibilità anche ai commercianti di poter, come dire, cominciare a riprendere il lavoro, ma sia, come dire, rispettosa di tutte le normative. Allora i vigili urbani sono presenti dall'inizio fino alla fine del mercato, in modo da poter far capire ai cittadini con la loro presenza l'importanza del rispetto delle varie regole legate al Covid. L'affluenza non è stata molto numerosa, anche perché qualche cittadino ha ancora paura di uscire, visto che la pandemia non è affatto terminata. Ma un po' di movimento c'è stato e per gli ambulanti, nonostante l'enorme calo di fatturato che ha caratterizzato l'ultimo anno, torna almeno la possibilità di lavorare, come confermano le interviste raccolte da Francesco Marconi. C'è stato un po' di calo, c'è stato, però tutto sommato ci accontentiamo. E adesso la gente ancora non è tanta uscita, però stiamo qui. Noi ci siamo, dopo vediamo. C'è stata affluenza stamattina? Qualche gente ha ricominciato un po'. Vediamo. È come prima, no? Non è semplice, però noi ci siamo, te l'ho detto, vediamo cosa possiamo fare.